Vediamo adesso l'utilizzo di questo piccolo modulo montato su un Arduino per il controllo di due motori a corrente continua. Il modulo e il tutto è comandato da un integrato L293D. I pin digitali ne comandano il senso di rotazione dei due motori e l'abilitazione o meno dei due. L'abilitazione è opportunamente comandata ne permette di variare la velocità del motore. Se adesso noi andiamo ad alimentare il modulo Arduino su cui è già installato il programma, potremo vedere come questo si comporta con il comando di motore. Ecco, li vediamo adesso che girano entrambi in modo concorde, senso opposto. Può essere comandato un motore destro, un motore sinistro in modo indipendente. Adesso qua, ecco, possiamo vedere il comando di velocità, comando di un motore in un senso, un motore in un altro con diverse velocità. Ecco, c'è da notare il fatto che anche se si imposta alla stessa velocità, per le piccole differenze di comportamento del motore potrebbero esserci delle piccole differenze di velocità. Ecco. Ecco qua.